Allora, ritorniamo ancora una volta per approfondire il tema della bilancia strutturale, di cui abbiamo già parlato. Qui anima, qui l'io e qui le emozioni, sesso, corpo, tutto insieme qua. Allora, quando la persona funziona a questo livello, con questa l'anima che dirige l'io e l'io che dirige emozioni e corpo, le cose funzionano bene. Di solito gli esseri umani funzionano a livello del copione in gran parte, cioè quando il giudice, l'attitudine giudicante si infrappone tra l'anima e l'io. L'attitudine giudicante viene dall'inconscio sociale, quindi per adattarmi al sistema utilizzo l'attitudine giudicante. Se voglio andare a approfondire che cos'è attitudine giudicante, posso vedere, metto il giudice nel centro e vedo appunto qui l'inconscio sociale che si trasmette attraverso il pensiero linguaggio, che è un pensiero linguaggio pioggia che ci attraversa tutti, per cui questo linguaggio ci abitua a separare gli oggetti, a separare noi dal mondo, a distinguere attrattivo passivo, io tu, mio tuo, e questo è un tipo di funzionamento mentale che ci accompagna tutta la vita, lo consideriamo così normale che pensiamo che sia l'unico modo. Se andiamo a vedere nei libri di Advaita Vedanta, vediamo invece che il fatto di distinguere senza giudicare è il vero modo di osservare le cose, e quando invece si frappone il giudizio, allora noi siamo, quando si frappone il giudizio, siamo